con noi c'è la giornalista enogastronomica Emilia Senzale. Buongiorno Emilia. Buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Ti abbiamo accolto su Goodbye Malinconia. Oggi il tempo non è granché qui a Napoli, anche se comunque fortunatamente in questo momento non piove e magari la tua buona cucina può far spuntare un po' di sole. Infatti, ma poi cucinare può distrarre, può regalare un sorriso a chi cucina e a chi mangia, quindi sì, è decisamente il caso di dire che questa rubrica potrà regalare un sorriso, magari anche con la ricetta di oggi, che non è propriamente una ricetta proprio leggerissima. Ok, sentiamo allora cosa cuciniamo di buono oggi. Allora, oggi propongo il polpettone ripieno di peperoni in crosta di prosciutto crudo. Una cosa leggerina proprio, sì. Ti ho detto, Pio, una cosa leggerina adatta alla giornata, così ecco, ritroviamo il sorriso e che dire, non ci resta che sederci e buon appetito. Allora, cominciamo come sempre con gli ingredienti e poi passeremo alla preparazione. Allora, gli ingredienti, lo ricordo come sempre ai nostri radioascoltatori, quelli che ora indicherò sono per 4 persone, basterà moltiplicare per poter accontentare più golosi. Allora, servono 800 g di carne trita di vitello, poi 2 uova intere, pane raffermo, per 800 g di carne vanno bene 200-250 g di pane, poi serve acqua quanto basta per ammorbidire il pane, 100 g di parmigiano grattugiato, poi per 4 persone 8 fette di prosciutto crudo, facciamo un paio di fette insomma a persona per quanto riguarda questa ricetta, poi serve un po' di olio e sale e pepe a seconda dei propri gusti. Perfetto, passiamo alla preparazione. La preparazione è quella tipica del polpettone, ossia in una grande ciotola dobbiamo amalgamare la carne trita di vitello con le 2 uova e il pane precedentemente ammorbidito in abbondante acqua. Perdonami Emilia, io ricordo, almeno mia nonna faceva così, che si faceva a mani nude poi questa cosa, questa procedura. Esattamente, la cosa importante per quanto riguarda la preparazione iniziale del polpettone, che va bene anche per chi vuole fare le polpette un pochino più classiche, insomma le polpette più piccole, è proprio l'uso delle mani. Per la preparazione iniziale va bene cominciare con una forchetta di grandi dimensioni nella ciotola, unendo le uova, la carne e il pane ammorbidito nell'acqua. C'è anche chi usa il latte a seconda dei propri gusti, ma io consiglio sempre l'acqua. E poi dopo, una volta che l'impasto di carne lo troviamo omogeneo, bisogna lavorarlo con le mani rigorosamente umide. È meglio passarle un pochino nell'acqua, asciugarle in maniera non proprio perfetta e iniziare a lavorare la palla di carne. Ok, perfetto. In ultimo, nell'impasto insomma dobbiamo aggiungere i 100 g di parmigiano grattugiato e poi salare e pepare a piacere, suggerirei non troppo, insomma una manciata di sale e una manciata di pepe. A questo punto bisogna stendere una carta da forno nella teglia che vogliamo usare per il polpettone e sempre a mani nude amalgamare tutto il composto. Ora, per fare il polpettone ripieno di peperoni, io suggerisco, proprio per una questione estetica, di usare un peperone rosso e un peperone giallo. Per la preparazione del peperone consiglio di passarlo un pochino in una padella con dell'abbondante olio, basta una decina di minuti a fuoco vivo, togliere i peperoni tagliati a listarelle dalla padella e inserirli nel composto spianato su questa carta da forno. A mani rigorosamente umide bisogna arrotolare il polpettone facendo in modo che venga una specie di girella quasi, insomma all'interno troviamo i peperoni e vediamo la carne che appunto avvolge i due peperoni. Fatto la forma insomma del polpettone, bisogna aggiungere le fette di prosciutto crudo all'esterno, semplicemente appoggiandole al polpettone. Una volta che tutto il composto è pronto, basta inserire la teglia nel forno, infornando a 180 gradi, facendo cuocere poi per circa 40 minuti. Alla fine vedrete che il polpettone è pronto, l'importante è stare attenti per non bruciarlo e servire caldo a fette, molto semplicemente. Per poterlo conservare basta metterlo nel frigo qualora questa bontà avanzasse. Perfetto, allora ti chiedo in chiusura, come facciamo sempre, di ripetere il nome del piatto e gli ingredienti. Allora, polpettone, ho suggerito di inserire all'interno ripieno con peperoni in crosta di prosciutto crudo. Gli ingredienti, lo ricordo ai nostri radioascoltatori, sono per 4 persone. Servono 800 g di carne trita di vitello, 2 uova intere, 200-250 g
grammi di pane da fermo, acqua quanto basta per ammorbidire il pane, 100 grammi di parmigiano grattugiato, 8 fette di prosciutto crudo, abbondante olio, sale e pepe quanto basta. Per i peperoni all'interno vanno bene due peperoni, volendo fare una cosa simpatica esteticamente, un peperone rosso e un peperone giallo. Perfetto, grazie mille alla giornalista enogastronomica Emilia Senzale. Grazie a te Pio e buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori.